due vigili urbani e due ausiliari della sosta insieme a pattugliare il centro di Bari, scortati dal presidente dell'AMTAB e dal comandante dei vigili urbani, che ci tengono a chiarire le incomprensioni di questi giorni sulle competenze di vigili e ausiliari. L'azione di contrasto alla doppia fila si svolge già da tempo. In questo periodo stiamo aggiustando i servizi in modo da coprire in maniera capillare tutte le zone del Murattiano e del Libertà e della Madonnella. Ci sarà un rapporto più sinergico, quindi un rapporto ancora più collaborativo di quello che già c'è ora con la Polizia Municipale. Non dovranno fare niente di più, niente di meno di quello che è stato fatto finora, soltanto che ora ci stiamo organizzando in maniera tale da non disperdere le forze. Tolleranza zero, dunque, anche per quanto riguarda i falsi permessi per la zona a sosta regolamentata. L'azione anche di controllo e di repressione rispetto a pass per disabili, grattini finti, falsificati, sta andando avanti. Voglio solo ricordare che ormai ci troviamo di fronte ad almeno 40 persone che sono state condannate e per alcuni di questi c'è stata anche la condanna a 8 mesi di reclusione, cioè non si sta per niente scherzando, la magistratura barese non sta scherzando, quindi è un invito a tutti, se qualcuno vuole scherzare anche il proprio futuro, scherzasse, ma c'è tolleranza zero anche rispetto alla falsificazione dei pass, dei grattini e di quant'altro.